Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio garage in compagnia della lavatrice Electrolux Perfect Care 600. Quest'oggi voglio mostrarvi un programma di sola centrifuga alla velocità massima disponibile di 1400 giri al minuto. Certamente è vero, vi ho già mostrato la centrifuga a 1400 giri al minuto di questa lavatrice. Tuttavia, ve l'ho mostrata nel ciclo di servizio con il cestello vuoto. Quest'oggi invece voglio mostrarvi il programma con un carico di biancheria nel cestello. Carico di biancheria che è una nostra vecchia conoscenza, sono dei teli mare, gli stessi identici teli mare che sono stati oggetto di un precedente video di questa macchina. Come possiamo vedere, quest'oggi ho fatto concludere il programma di lavaggio con arresto con acqua in vasca, senza quindi far eseguire alla macchina la centrifuga finale, proprio perché quest'oggi voglio mostrarvi il programma di sola centrifuga. Per cui non perdiamo tempo, selezioniamo il relativo programma e accendiamo la macchina. 1400 giri di centrifuga per 12 minuti totali di programma. La scelta predefinita mi va più che bene, per cui partiamo. Abbiamo notato che appena ho avviato il programma non si è sentita l'eccitazione del micro ritardatore dell'oblò, in quanto essendo il livello dell'acqua in vasca oltre la soglia della guarnizione dell'oblò, per cui un livello alto, la macchina mantiene l'oblò bloccato per evitare che inavvertitamente lo si apra creando degli spiacevoli allagamenti. La macchina ha scaricato l'acqua presente in vasca e procederà adesso con il bilanciamento del carico. Il carico è composto da 4 teli mare, 2 arancioni e 2 blu. Vediamo come se la caverà con la distribuzione ed il bilanciamento. Sicuramente avrete già notato che durante la fase di distribuzione la pompa di scarico viene disalimentata, esattamente come nella cugina Electrolux Energy Saver che ho di là in casa. Bilanciamento del carico. Purtroppo temo sarà un po' una sfida il bilanciamento di questo carico, in quanto i telimare, gli asciugamani, diciamo, tendono purtroppo ad appallottolarsi tra di loro, creando degli sbilanciamenti del carico, sbilanciamenti che tuttavia dovrebbero prontamente essere riconosciuti dalla macchina, la quale provvede a ridistribuire e ribilanciare il carico. Vediamo un po'. Sembra che ce l'abbiamo fatta. Grazie.
Sì. Spunto di alleggerimento del carico. Abbiamo visto che la fase di distribuzione e di bilanciamento è stata un po' sofferta. Questo è giustificato appunto dal fatto che vi spiegavo poc'anzi, i telimare tendono ad appallottolarsi creando degli sbilanciamenti del carico. Lo sbilanciamento viene riconosciuto dalla macchina, la quale non procede con la centrifuga ma si ferma, ridistribuisce la biancheria e poi riparte con un secondo tentativo di bilanciamento. Una volta che il bilanciamento è andato secondo lei a buon fine, viene eseguito un primo spunto di centrifuga ad una velocità piuttosto limitata, circa 400-450 giri, il cosiddetto spunto di alleggerimento, che serve proprio per rimuovere quanta più acqua possibile dal carico, quindi per alleggerirlo in sostanza. Successivamente possiamo vedere che la macchina procede con un secondo spunto a velocità leggermente superiore rispetto allo spunto di alleggerimento. Ormai in casa Electrolux questa tattica viene utilizzata ormai da circa una decina d'anni, come abbiamo già visto anche nella francesina o nella Energy Saver e in ultimo anche nella Perfect Care 600. Il motore a induzione Welling di questa Perfect Care sembra essere piuttosto silenzioso. D'accordo, adesso un po' di rumore c'è, chiaramente la macchina sta centrifugando ad alti regimi. Per cui chiaro, diciamo, un po' di rumorosità c'è, normalissimo. Ma non una rumorosità, diciamo, molesta, ecco. Cambiamo inquadratura da questa parte. Adesso la macchina sta centrifugando a circa 1000 giri al minuto. Non siamo ancora a 1400 giri. Questo è, diciamo, lo spunto intermedio, ecco. Nel frattempo la pompa di scarico magnetica Changzhou Leili ci delizia con un sound a noi molto caro. Decelerazione del cestello, senza tuttavia fermarsi. Possiamo vedere, adesso che il cestello sta girando ad un regime più basso, che il carico si è perfettamente distribuito in maniera omogenea sulle pareti del cestello. Veramente è stato distribuito proprio molto molto bene. Brava Electrolux. Questo dovrebbe limitare al minimo l'eventualità di centrifughe sbilanciate. E infatti possiamo vedere
ora che ci stiamo addentrando nel vivo della fase di centrifuga e stiamo raggiungendo dei regimi piuttosto elevati, che non vi è la benché minima vibrazione del cestello. Molto stabile. Brava Electrolux. Ancora una volta abbiamo il famoso effetto stroboscopico provocato dalla fotocamera del mio smartphone, il quale fa sembrare che il cestello stia ruotando ad una velocità nettamente inferiore rispetto alla velocità di regime impostata. E ripeto, questo è un semplice effetto della fotocamera. In realtà la macchina sta centrifugando a 1400 giri. Il carico è perfettamente bilanciato. E questa è la fase di centrifuga. Sinceramente mi aspettavo che il bilanciamento del carico fosse più travagliato di come poi in realtà si è dimostrato. Sappiamo infatti che i piccoli carichi per queste lavatrici elettroniche di solito risultano piuttosto problematici. La Perfect Care invece quest'oggi se l'è cavata, devo dire, molto molto bene. Sono soddisfatto. Questi telimare, una volta che la centrifuga sarà conclusa, probabilmente li asciugherò con la Castor C300. Ma sì, perché no? Quest'oggi usiamo l'asciugatrice, dai. Anche perché onestamente, cari amici, a parte il video di presentazione, non vi ho ancora mai mostrato alcun programma di asciugatura. Per cui questa potrebbe in effetti essere l'occasione buona. Tanto più che ho utilizzato proprio i 1400 giri in centrifuga al fine di ridurre quanta più umidità possibile dal carico. È infatti molto molto importante, qualora si decidesse di utilizzare una macchina asciugatrice, utilizzare sempre una centrifuga ad alto numero di giri, con lo scopo di rimuovere già solo con la centrifuga la maggior percentuale possibile di umidità dal carico. E voilà, centrifuga a 1400 giri completata. Con successo, aggiungerei. Vediamo la caratteristica frenata. E voilà. Ecco, guardatele. Ora che il cestello si è fermato, guardate il carico come è stato ben disposto lungo le pareti del cestello. Fase di srotolamento del carico che, ahimè, sicuramente non produrrà effetto alcuno. O forse sì, chi lo sa. Parte del carico si sta staccando dalla parete del cestello, vediamo un po'.
Dai che ci siamo? Non ci credo. Il carico ce l'ha fatta a staccarsi dalle pareti del cestello, proprio in extremis. Va bene, allora il programma si è concluso. Possiamo spegnere la macchina dopo aver resettato i programmi. Spegnimento e voilà. Perfetto. Già con questa bella centrifugona i teli mare sono già quasi pressoché asciutti. Molto bene, per cui sì, dai, diamo lo stesso una ripassata in asciugatrice. Non serviranno certamente delle tempistiche astronomiche con questo grado di asciugatura che abbiamo già ottenuto, ma una ripassatina ce la diamo. Quindi quest'oggi vi vizio proprio. Prima la centrifuga nella Perfect Care e poi l'asciugatura nella Castor. Quindi, cari amici, rimanete sintonizzati perché quest'oggi arriverà subito anche un secondo video, ovvero l'asciugatura nella Castor. Ci vediamo tra poco. Ciao a tutti!